Il motivo della mia prima visita al comune di Marsala non è semplicemente un fatto istituzionale o di cortesia, ma è una dichiarazione di intenti, che è quello di collaborare perché il bene comune si affermi, e il bene comune riguarda tutti. E vogliamo che ognuno faccia la sua parte nell'autonomia che è propria di ogni istituzione, ma nella perfetta intesa quando di mezzo c'è il bene. E oggi proprio nel discorso che facevo a tutta l'amministrazione, al Consiglio e ai presenti, era proprio uno dei passaggi, era quello di avere il grado di civiltà di una città, la si misura se si ha attenzione alle fasce più deboli. Allora, l'abbattimento delle barriere architettoniche, come la salute dei nostri ospedali, come l'attenzione ai quartieri della periferia. Anch'io sento questa urgenza come Chiesa di dare un'attenzione alle fasce più fragili, più deboli, e partendo dai quartieri periferici, dove prima ancora che di servizi, di cose, hanno bisogno di presenze stabili, continuative. Perché il fatto che noi arriviamo in un quartiere, ci arriviamo, facciamo la nostra uscita, facciamo il nostro exploit e poi dopo ce ne andiamo, la gente ci percepisce distanti. Invece noi dovremmo porre dei segni che indicano una presenza, almeno così io vedo per quanto riguarda il nostro esserci come Chiesa, che ci siano delle presenze continuative e poi con una progettualità, anche se sono piccoli progetti, però sono dei segnali che noi ci siamo e che siamo con voi. Io ho avuto modo di visitarlo grazie al parroco di Amabilina, per esempio, o di Sappusi, e ho avuto modo di visitare questi quartieri e vedo tutta l'urgenza di una nostra presenza, ma stabile. E per garantire una presenza continuativa di persone che stanno accanto, anche la politica, che viene percepita spesso dalla gente distante, deve fare qualcosa per essere più presenza, più vicina. E quindi come Chiesa è un nostro programma.